Mamma mia. Bentornati su Talking Page e benvenuti in questo nuovo video. Allora, dalla mia faccia iniziale si può capire che ho voluto fare un esperimento che è andato malissimo perché ho voluto leggere in ebook. Non ho sganciato un euro per comprare il libro cartaceo perché il mio istinto mi diceva già che sarebbe stato un mezzo flop. Ho voluto leggere un libro che vedo dappertutto, che vedevo dappertutto, ancora adesso lo vedo su Instagram. Un libro che sembra che stia facendo un successo incredibile in tutto il pianeta e che è il seguente. Vi sbatto qui la copertina perché ovviamente non ho la copia cartacea ed è La vita inizia quando trovi il libro giusto. Ecco, in questo caso la mia vita è finita perché ho trovato il libro sbagliato. Questo vi fa capire che, francamente, non capisco come abbia potuto fare tutto il successo che ha fatto. Massimo rispetto per chi invece ha gioito nel leggere questo libro, per me è stata una sofferenza. Sono arrivata alla fine di questo ebook con molta fatica, ma procediamo con ordine. Frankie è una single che vive malissimo la sua condizione di single, è una scrittrice che aveva cominciato la sua carriera, però è stata, diciamo, adesso si trova in una fase di blocco perché ha ricevuto delle brutte recensioni riguardo il suo libro. Quindi al blocco dello scrittore non scrive più. È molto amica di Kat, che è sposata, e insieme gestiscono una libreria. Cosa fa Frankie per trovare l'uomo dei suoi sogni? Si inventa un metodo un po' particolare, ovvero si lascia in giro per la città sui vari mezzi di trasporto, treni e tram, una serie di libri, libri che lei ama e che alla fine su una pagina hanno la sua email, un'email inventata ad hoc proprio per questo progetto, dove lei spera possa scrivergli l'uomo, il principe azzurro che lei sta cercando. Questa cosa si conclude ogni volta con un incontro perché alcuni uomini le scrivono, ma sembra trovare solo tipi abbastanza strani, tra cui anche una donna. E allo stesso tempo, lei conosce anche un cliente della libreria col quale comincia una relazione. Quindi lei parallelamente vede questi tizi che le scrivono perché trovano i suoi libri sparsi per la città e frequenta anche quest'uomo che ha conosciuto, nella libreria. Per descrivere cosa le accade durante questi incontri, crea anche un blog che comincia ad avere un discreto seguito, dove racconta un po' le sue, disavventure, questi incontri un po' al buio con questi vari uomini, un po' alla Sex and the City, ed è quello che mi ha tenuto sempre comunque abbastanza lontano perché questo sembra un libro, a parte la scrittura molto, non vorrei dire infantile, ma molto semplice. Approfondisco tra un po' questo discorso. Comunque mi è sembrato molto alla Sex and the City. Io adesso quella serie TV ho seguito l'inizio, poi però continuava a essere, mi pareva che ogni puntata fosse un po' a stampo, sempre lo stesso, con sta tizia, la bionda, adesso non mi ricordo come si chiamava, che teneva un diario dove scriveva le sue avventure amorose e sessuali. Ecco, qua più o meno è lo stesso, anche se lei non va a letto con questi uomini, però dai, siamo lì sulla falsariga, insomma. Altro non dico perché poi magari spoilerò a chi vuole andare a leggere questo libro, però come detto poco fa, la scrittura è veramente elementare. Infatti le due autrici sono molto giovani e si vede benissimo. Per un lettore come me o anche per altri che magari hanno letto molti più libri, magari molti classici dove la scrittura è veramente eccelsa, ecco, leggere questo libro vuol dire veramente fare 7000 passi indietro, tornare all'adolescenza e accontentarsi di questo raccontino, che è, sì, a tratti anche frizzante, c'è cioè qualche colpettino di scena, però tutto sommato i personaggi sono senza spessore, le scene sono poco credibili, non c'è un vero approfondimento dei personaggi, addirittura i genitori di questa ragazza, di questa Frankie, sembrano due macchiette. Adesso lo stronco di brutto, ma sembra un Harmony di quelli riusciti male. Adesso io nel passato, lo ammetto, l'ho sempre ammesso, ho letto parecchi Harmony quando ero nella fase un po' adolescenziale e cavolo, me ne sono capitati alcuni che erano veramente scritti bene, quindi qualcosa si salvava. Qui invece sembra proprio un Harmony riuscito male. Perdonatemi voi là fuori che invece l'avete adorato, ma io francamente vi sto dicendo quello che mi ha, le emozioni che mi ha suscitato, che poi sono zero emozioni e un insieme di critiche che adesso sto condividendo con voi. Chiaramente queste due giovanissime autrici si rivolgono a un pubblico
giovane quanto loro, se non ancora più giovane, e quindi sembra un young adult, nonostante dentro questo libro il genere young adult venga anche criticato. Ma io dico, cosa critichi che anche tu sei un young adult? Ma lasciamo perdere. Potrei paragonare questo libro a uno dei tanti film di Hollywood di stampo romantico, ma fatti anche in modo molto leggero. Adesso me ne vengono in mente alcuni, perché ovviamente ne ho guardati alcuni anch'io, non è che mi tiro fuori e faccio la snob, no, ne ho guardati alcuni. E ovviamente sono film che ti dimentichi dopo un paio d'ore, perché sono così, la vicenda è molto costruita di solito su, appunto, su queste single che vivono male la condizione, la loro condizione di donne sole, che cercano il principe azzurro, fatalità, gli capita il belloccio, vabbè, molto tutto zuccheroso, edulcorato, non c'è niente che possa trattenerti, niente che possa coinvolgerti. Ecco, questo libro è molto leggero, ti scivola via, non ti trattiene tra le pagine. Cioè, lo leggi e sembra quasi il raccontino della tua amica, sembra di tornare a scuola e sembra che stai leggendo il diario, il raccontino che ha scritto la tua amica. Ecco, niente di... Lo so che lo sto distruggendo, ma è stata tale la mia delusione dopo tutto il tam-tam mediatico, dopo tutti i post di Instagram che ho visto riguardo questo libro, che veramente ho detto, l'ho letto pensando, sto perdendo il mio tempo, in questo momento potrei leggere un libro migliore. Ma, come faccio sempre, do una chance ai libri fino alla fine, non li mollo a metà, vado avanti a leggerli, magari pensando che con il passare delle pagine, non so, la protagonista diventi più accattivante, le cose raccontate diventino più accattivanti, quando magari erano cominciate così in modo leggero, edulcorato, e invece no, si prosegue con questa vicenda che si snoda sempre con questa leggerezza, ma non è una leggerezza frizzante, intrigante, è proprio una leggerezza da... Oh, la favola di Cenerentola, di Biancaneve, non lo so, ecco, quel tipo di profondità ha questo libro. La cosa bella, l'unico punto a suo favore, è che parla dei libri, ne cita tantissimi, cita tante frasi tratte dai libri, ecco, quella è la cosa bella, e alcuni titoli me li sono anche tirati giù, non young adult, non di tipo young adult, però alcuni titoli sono andata a curiosare, a vedere di cosa si trattava. Cita molti libri che ho letto anch'io, condivido l'opinione che viene espressa tra le pagine di questo libro riguardo quei romanzi classici, che sono bellissimi e intramontabili, però insomma per il resto, ecco, l'unico punto è bello è quello, cioè che parla di libri, parla dell'amore per i libri. Concludendo, titolo accattivante, bella anche la copertina, simpatica, trama che poteva, in mani diverse, con una testa diversa, con un autore diverso o autrice, essere forse veramente un bel romanzo, ma così qui scritto in questo modo, no, con questo praticamente assente approfondimento della psiche di tutti i personaggi, sinceramente no, ecco, neanche sotto l'ombrellone, neanche come lettura leggera estiva, ecco, posso consigliarlo, perché ripeto, De Gustibus, io ho questa opinione qui, ma riguarda la mia storia di lettrice, riguarda il mio trascorso di tutti i libri che ho letto, del tipo di libri che ho letto e che mi hanno portato qui a vedere con occhi molto negativi questo romanzo. Però prima di esprimere appunto un parere ho voluto leggermelo tutto dall'inizio alla fine. Perdonatemi ancora una volta voi che l'avete amato, voi che siete tentati di comprarlo come me, perché l'ho visto dappertutto, io e voi l'abbiamo visto dappertutto, no, lasciate stare. Specialmente se avete letto molti romanzi classici, molti romanzi importanti, con un certo carattere, corposi, complessi, insomma, che vi hanno preso l'anima, e arriverete a questo romanzo, avrete sicuramente la mia stessa opinione, secondo me. Romanzetto, ecco, non si merita tutto il successo che ha avuto, secondo me, per la corposità della scrittura, per l'approfondimento dei personaggi. È un romanzetto leggero che è adatto a un pubblico di giovanissime o di single che vivono malissimo la propria condizione di donne sole e che magari hanno uno spirito sognatore e hanno bisogno magari di questo tipo di letture. Nessuna critica, per carità, ognuno legge i libri che vuole, però per mio gusto personale, ecco, questo libro no. Forse questo è uno dei libri peggiori che ho letto fino adesso, così l'ho demolito definitivamente. La vita inizia quando trovi il libro giusto, ma anche no, grazie.
io qui ho finito, spero di avervi dato un consiglio per tenervi alla larga da questo libro, ma sempre come mia opinione personale. Io vi ringrazio di cuore di aver guardato questo video e vi aspetto come sempre alla prossima.